L'edificazione della Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto, dedicata al santo vescovo protettore della città, iniziò nel 1396. Nel 1447 l'Opera del Duomo assegnò la decorazione ad affresco della cappella al Beato Angelico, che si incaricò anche di proporre il tema degli affreschi, il giudizio universale. A Orvieto l'Angelico restò 15 settimane, occupandosi del Cristo Giudice tra angeli e dei profeti. L'apporto artistico del Beato Angelico si interruppe improvvisamente e il programma decorativo restò fermo per almeno 40 anni. Finalmente, il 5 aprile del 1499, venne affidato l'incarico di proseguire i lavori a Luca Signorelli. Le scelte iconografiche del ciclo di affreschi dedicato alle storie degli ultimi giorni vennero suggerite dall'arcidiacono del Duomo, tra le varie fonti letterarie usate ci sono i Vangeli, l'Apocalisse, la Leggenda Aurea e le Rivelazioni di Santa Brigida. Luca Signorelli concluse il ciclo di affreschi nel 1502. Le scene sono Predica e fatti dell'Anticristo, Finimondo, Resurrezione della carne, Cristo Giudice, Dannati all'inferno, Beati in paradiso. Il ciclo delle storie degli ultimi giorni di Signorelli inizia con la predica e fatti dell'Anticristo nella prima lunetta a sinistra dell'ingresso. La leggenda dell'Anticristo fu tratta da De Ortu et Tempore Antichristi e dalla Leggenda Aurea. La venuta di falsi messia, inoltre, si trova nelle parole profetiche sugli ultimi giorni del Vangelo di Matteo. La scena si svolge in una piazza antistante una costruzione che rappresenta il Tempio di Gerusalemme, profanato dalla presenza di inquietanti personaggi in nero e armati che si muovono con tracotanza, superbia e violenza, simbolo della Chiesa di Cristo aggredita dalla ferocia del male e dalla corruzione. L'Anticristo si trova su un piedistallo, su cui è scolpito un uomo che vuole domare un cavallo imbizzarrito, simbolo di ambizione e superbia, ed è intento a predicare la sua falsa religione alla folla. Assomiglia moltissimo a Gesù, ma il suo sguardo e la mimica facciale sono malvagie e inquietanti. Si vede che porge l'orecchio ai suggerimenti del demonio che si trova accanto a lui, vicinissimo, e che lo ispira malevolmente.
per simboleggiare il fatto che l'anticristo è sulla terra il braccio destro di Satana, si vede che il maligno ha il proprio braccio che si sovrappone a quello del suo tenebroso profeta, diventando tutt'uno con esso. I colori della veste dell'anticristo sono giallo per la tunica, con allusione alla sua appartenenza alla tribù ebraica di Dan, si dice infatti che sia nato a Corazin, e al concetto di tradimento, oltre a quello della trasformazione, in questo caso malvagia. Il mantello viola rimanda alla morte, diversamente da quelli del Cristo che sono, come da tradizione iconografica, il rosso per rappresentare la sua umanità e il blu come simbolo della sua contemporanea trascendenza. Ai suoi piedi sono ammassati grandi tesori, vasellame d'oro e paramenti sacri, presumibilmente sottratti dal Tempio, simbolo di ladrocinio, rapina e corruzione. Accanto e intorno a lui si accalca una gran folla vestita in abiti cinquecenteschi per simboleggiare il fatto che in ogni epoca, anche in quella contemporanea all'artista, è possibile che si manifestino i segni del male che annunciano gli ultimi giorni che avanzano inesorabilmente. Vasari riconobbe nei personaggi ritratti vari contemporanei dell'artista, come Cesare Borgia, Pinturicchio, Paolo e Vitellozzo Vitelli, Giovanni Paolo e Orazio Baglioni e infine Enea Silvio Piccolomini. Tutti ascoltano e rimangono incantati dall'abilità oratoria dell'Anticristo, dal suo magnetico carisma, dalla sua autorità e dalla presunta ragionevolezza delle sue asserzioni. Solo che le sue sono parole di morte e di eterna rovina. Infatti, attorno a lui, insieme a eventi straordinari come una resurrezione, si compiono uccisioni, massacri, eccidi, simboli della violenza e dell'odio generati dalle parole dell'Anticristo. I suoi fedeli contribuiscono a spargere il veleno del loro Signore, distribuendo denaro alle donne, forse in cambio di immorali servigi, simbolo della corruzione e del peccato. Tra i vari eccidi perpetrati vi è anche la scena dell'esecuzione di Enoch e Elia, profeti nuovamente inviati da Dio per combattere l'Anticristo. Tale assassinio è simbolo della pervicacia umana che preferisce il male, rifiutando anche in estremis la misericordia divina. Dietro l'Anticristo, un gruppo di monaci domenicani è colto nel mezzo di una vivace disputa sul significato delle scritture, per cercare di scorgere in esse i segni del tempo. Sopra una scena di eccidio perpetrato dai suoi accoliti, l'Anticristo, in un atto di suprema superbia, tenta di volare come Simon Mago per ascendere al cielo e porsi al posto di Dio. Simone,
entrò in città volando per il cielo, e sfidando l'iddio di Pietro a mostrare la sua potenza, impedendogli di sollevarsi in aria. Il mago si innalzò allora sopra tutta Roma, i templi e le montagne. Però, alla preghiera dei fedeli e di Pietro, egli precipitò a terra, e la sua gamba si ruppe in tre punti, proprio secondo il desiderio dell'apostolo. Il mago, poco dopo, venne ucciso in Terracina. Come Simon Mago, anch'egli viene precipitato dal cielo, a opera dell'arcangelo Michele che lo fulmina in volo, sia lui che i suoi seguaci. La caduta dell'Anticristo dal cielo sarà il segno cosmico della sconfitta definitiva e totale del male nell'universo. A quel punto si apriranno i sette sigilli, suoneranno le sette trombe, saranno versate le sette coppe della giustizia divina. Il tempo finirà e inizierà la fine del mondo, l'ultimo atto della storia umana. A lato, due figure nero vestite, Luca Signorelli e il Beato Angelico, che hanno collaborato nella realizzazione degli affreschi, osservano la scena. Uno assiste all'ultimo atto del male sulla terra. L'altro, con funzione di festaiuolo, fissa gli spettatori per ammonire i presenti e far loro considerare, nei secoli, il messaggio sempre attuale della sua opera. Sulla parete di ingresso della Cappella di San Brizio, alla sommità dell'arcone, si trova la scena del finimondo, divisa in due vedute. Il tempo è finito, è giunta la resa dei conti. Le forze della natura si scatenano e gli spiriti celesti e infernali si spargono per la terra, mostrandosi agli esseri umani terrorizzati. Sulla sinistra vediamo che alcuni demoni alati scagliano raggi infuocati che colpiscono la folla dai costumi variopinti, che fugge in preda al panico. I gesti di alcuni uomini che si portano le mani agli orecchi implicano che il rumore è assordante e insostenibile. In mezzo alla folla vociante e impazzita dal terrore, si scorgono alcune madri che tentano di portare in salvo ciascuna il proprio figlio neonato, stringendolo tra le braccia, ma i demoni non hanno pietà di nessuno. A destra, in un cielo plumbeo, il sole è oscurato e la luna è di sangue. Gli astri precipitano sulla terra. Un maremoto si abbatte sulla città, trascinando con sé i natanti e portando morte e distruzione. Un terremoto fa crollare un tempio. Anche con questi segni di desolazione, alcuni carnefici continuano a procedere al supplizio di tre giovani. Nell'angolo inferiore, la sibilla Eritrea sfoglia il proprio libro profetico, constatando la verità delle predizioni e l'avvento del Diesire.
Il profeta Daniele spiega gli eventi alla luce delle sue visioni apocalittiche. I segni della fine sono ormai visibili. Il tempo è finito e comincia il giudizio di Dio. La scena della resurrezione della carne si trova a destra dell'ingresso della cappella di San Brizio, accanto all'arcone in cui si compiva il finimondo e i demoni dardeggiavano l'umanità con raggi di fuoco. In una landa pianeggiante e chiara, emergono dal terreno 39 giovani uomini e donne dai corpi magnifici e 15 scheletri ai quali si stanno per riformarsi muscoli, tendini e pelle. I corpi pieni di vigore fisico e di giovinezza simboleggiano la condizione perfetta dell'essere umano così come progettato da Dio al momento della creazione, prima che fosse mutilata e inquinata dal peccato originale. Il prodigio della creazione divina era la composizione di un essere perfetto, non solo spirituale e non solo animale, in una sintesi armoniosa di materia e spirito. Adamo ed Eva erano stati creati immortali, in una dimensione atemporale benevola, ma il peccato li corruppe e li rese fragili e vulnerabili in un mondo spesso ostile. I risorti sono stati evocati dalle trombe di due angeli che con le ali verdi, simbolo di obbedienza, e rosse, simbolo di carità, portano i vessilli crociati di Cristo, sovrano dell'universo. Le due purissime creature spirituali emergono da uno sfondo dorato, simbolo dell'empirio divino, dimensione trascendente dalla quale provengono. I giovani uomini e le giovani donne, che appaiono bellissimi, sono le anime che, come da promessa divina, dopo la morte terrena, si sono appena ricongiunte al proprio corpo, stavolta però immortale, non più condizionato dai limiti della dimensione spazio-temporale, a cui ora saranno perennemente riuniti e con il quale, se beati, godranno ancora più intensamente le gioie del paradiso, se dannati, soffriranno molto di più le pene dell'inferno. I risorti si guardano intorno, stupiti. Alcuni ammirano gli angeli, altri li osservano con trepidazione. Ci sono quelli che si abbracciano tra loro, ritrovando le amate fattezze di amici, sposi, fratelli, genitori o antenati. Alcuni ballano dalla gioia di aver riacquistato il proprio corpo, ma molto più performante di quello perduto con la morte, capace di prodigi impossibili prima. La piena riunificazione dell'anima con il corpo reale, concreto, sia pur iperumano, è simboleggiata dall'ombra che i risorti proiettano sul terreno. La progressione della resurrezione dei corpi avviene secondo il grado di perfezione raggiunto in vita. I più virtuosi appaiono già interamente formati, in piedi o mentre si sollevano storditi e incantati dinanzi al prodigioso evento.
Altri, ancora scheletri, attendono la ricostituzione del proprio corpo per la nuova eterna esistenza che li aspetta. I morti sono risorti. Inizia ora il giudizio universale, al cospetto di Cristo Giudice, prima di iniziare una nuova, straordinaria e immortale esistenza. Al centro della cappella di San Brizio, sopra l'altare, appare l'icona di Cristo Giudice, opera del Beato Angelico, seduto su un trono di nubi, simbolo della divinità. Gesù emerge da un cerchio che è rimando simbolico alla vescica Piscis di tradizione iconografica bizantina, simbolo della sua provenienza dalla dimensione trascendente cui egli appartiene, sottolineata ulteriormente dallo sfondo oro cui si staglia la sua figura. È attorniato dalla sua corte celeste di angeli adoranti. La ferita al costato e quella alla mano sono i segni della sua vittoria sulla morte e del diritto di essere giudice dell'umanità in quanto ne è stato redentore con il suo sacrificio. Il Cristo, tenendo con una mano il globo crucigero, simbolo del suo impero ormai totale e definitivo sul mondo, alza il braccio destro evocando il gesto romano del potere dell'adlocutio imperialis, attraverso il quale l'imperatore esprimeva il proprio potere divino. Le sue vesti, come da tradizione iconografica, sono rosse e blu per esprimere simbolicamente la sua doppia natura, contemporaneamente divina e umana, e sono arricchite da ornamenti d'oro per simboleggiare la dimensione trascendente e la sua regalità. Al suo gesto inizia inarrestabile la dinamica naturale conseguente alle azioni compiute durante la vita mortale delle anime. In un impeto irrefrenabile, suddiviso nelle due parti della lunetta divisa dalla finestra che sprigiona la luce proveniente dall'esterno, vediamo le anime beate che pochi istanti prima si erano riappropriate del loro corpo glorioso, irresistibilmente attratte dai dolci suoni armoniosi degli angeli che le invitano a entrare nel glorioso regno dei cieli per godere l'infinita e perenne beatitudine, la felicità senza fine, la gioia corroborante dell'entusiasmo e della pienezza della vita. Allo stesso modo, un impulso incontenibile e violento trascina le anime dei dannati, anch'esse appena passate per l'evento della risurrezione della carne, all'eterna perdizione, nella dimensione del dolore e dello strazio infinito, del buio, del gelo e del cocente rimorso, della maledizione e della bestemmia, del rancore e della collera, della solitudine in mezzo alla folla degli altri maledetti, soprattutto del rimpianto di ciò che di meraviglioso sarebbe potuto essere conquistato se l'anima non avesse preferito, durante la breve vita mortale, le tenebre alla luce. Tutto accade non con forzature o violenza,
ma inevitabilmente, in quanto ogni anima è trascinata dal proprio impulso verso ciò che ha privilegiato durante la propria esistenza umana, sino all'attimo del suo ultimo respiro. L'amore o l'egoismo, la luce o il buio, Dio o la lontananza da Lui. Non vi è un giudice crudele e privo di misericordia. Vi è la giustizia, che opera autonomamente attraverso gli impulsi incontrollabili dei beati e dei dannati che si innalzano o sprofondano là dove è giusto che essi si debbano trovare e dove si sentono irresistibilmente attratti, gli uni con gioia, gli altri con orrore. A destra, sotto gli occhi vigili degli arcangeli, si vede l'antinferno. Così come raccontato da Dante, un gruppo di ignavi corre dietro un demone che porta uno stendardo bianco, che sono costretti a seguire pure ignorandone il significato, loro che non vollero mai scegliere durante la vita tra il bene e il male. Al centro della scena appare Caronte, intento a traghettare i dannati sul fiume infernale Acheronte. Più in basso, il giudice infernale spietato e crudele, Minosse, li indirizza verso il girone corrispondente al loro peccato. I dannati iniziano a questo punto il loro percorso verso sempre più indicibili dolori e tormenti, ora non più trascinati dal proprio impulso, ma strattonati malamente dai diavoli, trascinati da loro, malmenati, ingiuriati, odiati e insultati, con violenza e disprezzo. Gli esseri immondi che per tutta la vita mortale li consigliarono a compiere atti di egoismo, di ira, di orgoglio e di lussuria, ora li deridono, trionfanti, mostrando loro l'inganno in cui li hanno fatti cadere, promettendo effimero piacere terreno in cambio di eterna felicità celeste. All'altro lato si ammira invece la salita dei beati, felici, commossi, estasiati, che sono sedotti dall'invincibile potenza dell'amore e della dolcezza angelica che li dirige verso il regno dei cieli. Le celestiali note degli strumenti degli angeli musicanti narrano l'indicibile armonia che li attende, il soddisfacimento di ogni più santo e profondo desiderio, la pienezza della gioia, l'incontro con coloro che hanno amato durante la vita terrena, l'abbraccio con i genitori, i nonni, i fratelli, gli amici, lo sposo o la sposa, finalmente ritrovati per non doverli abbandonare mai più. Le anime, affascinate dalla musica celestiale, si recano dove vi sarà grazia traboccante, bellezza perenne, amore infinito, tenerezza, carezze, sorrisi, un'eterna esistenza piena e variegata, coinvolgente ed entusiasmante, e insieme colma di mitezza e di pace. Il giudice celeste è attorniato sulla volta da una giuria formata dal coro degli apostoli,
il gruppo dei martiri. Il coro delle sante donne. I 13 patriarchi. I 16 profeti. E i 15 dottori della Chiesa. Tra questi, due angeli suonano le trombe del giudizio e un gruppo di altri 8 angeli esibisce le arma Christi, gli strumenti della passione di Gesù, con le quali ha sconfitto la morte e ha liberato le sue creature: la croce, la colonna della flagellazione, la lancia, i flagelli, la spugna d'aceto sulla canna e la corona di spine. La seconda lunetta sulla parete destra della cappella di San Brizio mostra i dannati all'inferno. Decine di corpi umani e di demoni sono avviluppati insieme in un mortale abbraccio. I dannati vengono derisi, malmenati, torturati e stuprati dai demoni prima di essere lanciati nel fuoco eterno. Si vedono anime di uomini e donne che sgomenti osservano il male con gli occhi colmi di terrore, di angoscia, di ripugnanza. Sanno che non vi è più luogo per la speranza, sanno che il loro orrendo destino è eterno e immutabile, e sgomenti, disperati, privi di forze e di volontà, subiscono ogni angheria, ogni violenza, ogni denigrazione, senza più nemmeno provare a esercitare quella dignità umana che hanno perduto, barattata mentre erano in vita per soddisfare i loro più bassi istinti. Né misericordia né perdono hanno accesso in questi antri assordanti, fumosi, stridenti, abitati da esseri bestiali che con il loro fetido alito appestano l'infelice luogo. I dannati, disgustati, orripilati, disperati, il cui corpo reale iperumano, al quale sono stati appena ricongiunti e destinato a non morire, soffrono incommensurabilmente, immersi in questa eterna condizione di disagio, di scempio, di tribolazione, e sanno di non avere scampo. Le fiamme dell'inferno nelle quali saranno gettate sono a poca distanza e man mano i demoni vi lanciano corpi vivi per sempre e agonizzanti. Si intravedono le ombre sul terreno che simboleggiano la reale consistenza del loro corpo riacquistato solo per diventare trastullo dei diavoli che godono dell'umana sofferenza. Quei corpi giovani e belli che furono creati per ospitare lo spirito divino come templi, ora sono alla mercé del demonio che li abbranca, li divora, li sbrana. Non hanno nemmeno la speranza di morire, perché sono immortali, ed eterno sarà il loro dolore, i loro supplizi, la loro pena. Un demone volante, fornito di corna e ali da pipistrello,
trasporta una dannata giovane e bionda intenta a osservare con timore e rancore gli arcangeli che fanno la guardia affinché nessuno sconfini. Il diavolo la scruta con malevola e libidinosa cupidigia, preparandosi a ghermirla. Nella mischia infernale i dannati e le dannate sono assaliti dai demoni che hanno voglia di divertirsi con loro prima di gettarli fra le fiamme, angariandoli, stritolandoli, soffocandoli e possedendoli e straziandoli in modo grottesco. I volti dei dannati sono sconvolti, hanno perduto le fattezze umane, sostituite da ghigni mostruosi, sguardi allucinati, espressioni ebeti, fisionomie terrorizzate o del tutto sopraffatte dal dolore e dalla vergogna, simbolo del fatto che hanno scelto di non appartenere a Dio che li aveva creati a sua immagine e somiglianza per offrire loro un destino di gloria immortale. Un dannato in primo piano, soffocato da un demone, ha un serpente avvolto intorno alla coscia che lo azzanna ai genitali, simbolo della lussuria punita. I demoni hanno la pelle colorata di verde e blu, colori lividi che simboleggiano la loro malvagità e la brutalità che esercitano bestialmente nei confronti dei dannati che vengono abbrancati, legati, picchiati, selvaggiamente brutalizzati, strangolati, arpionati, morsicati, annichiliti, prima di essere gettati via, così come loro stessi hanno fatto della propria anima. La seconda lunetta a sinistra della cappella di San Brizio chiude il ciclo di affreschi con i beati in paradiso. In una lieta e serena atmosfera, le note degli angeli musicanti si diffondono sublimi, accompagnando i canti di gioia degli spiriti celesti. Una pioggia di fiori profuma l'aria, deliziando i beati, e si riversa sui capi degli eletti che, attoniti, meravigliati, lieti, contemplano la scena. I loro corpi perfetti, i loro volti serafici, si mostrano in tutto il proprio splendore, interiore ed esteriore. I nuovi Adami ed Eve, i figli della luce, godono finalmente dell'eterno fulgore. Qui tutto è pace, armonia, amore. L'aria è profumata di rose e camelie, suoni soavi si spandono, teneri sguardi e dolci carezze vengono dispensate ai beati dagli angeli che li incoronano. La natura, rinnovata come tutto il creato, è nuovamente amica dell'essere umano, prodiga di profumi, di colori e di atmosfere serene e concilianti. L'uomo torna alla sua eterna dimora, si riappropria della sua condizione divina in quanto figlio di Dio. Il corpo glorioso è ora in grado di assaporare tutte intere le dolcezze ineffabili del paradiso. Due beati si inginocchiano, ma vengono soavemente invitati dai gesti degli angeli a rialzarsi, simbolo del fatto che ormai i figli dell'Eterno sono pari agli angeli e non devono più venerarli, ma amarli ed esserne riamati, come fratelli, creature del medesimo Signore. In questa condizione beata, mai più lacrime, né dolore, né tristezza, né vecchiaia, né morte.
ora un eterno presente di bellezza, dolcezza, comprensione, ammirazione, condivisione e amicizia leale, supporto e allegria fra gli eletti, con banchetti festosi in compagnia del sovrano di questo regno felice, in piena, totale comunione con lui. Una festa senza fine, insieme a coloro che si è amato e si amerà per sempre.